Evocatori e evocatrici, bentornati quindi per questo Game 3 fra Nonshin Red Force e Anwa Life. Dopo il Game 1 ci aspettavamo forse una cavalcata trionfale da parte degli HLE, ma in questo caso bisogna dirlo, Nonshin Red Force sono entrati nella festa, hanno fatto baccane e sono usciti felici e contenti. Decisamente sì. Uh, condotti da un impeccabile Deokdam sul ruolo carry vecchia scuola, scala, 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 e poi nel teamfight fa il bello e il cattivo tempo, sono riusciti a sventare tutte le incursioni di Morgan e Johan facendo buona guardia a Deokdam, Rich e Peanut e il Ciò che ne poteva derivare era solamente lo strapotere di Diagno che ha chiuso il game sul 9-1-3. Molto probabilmente leader per danni per minuto, molto probabilmente leader per danni in senso assoluto all'interno della partita. Veramente formidabile su questo uh, Spike a quattro oggetti con cui ha poi messo a ferro e fuoco la mappa. E ha portato a casa l'ultimo decisivo ace con il Baron. Buff ancora dalla sua, in 3 contro 0. Hanno poi concluso, devo dire, hanno preso non pochi rischi. Di Angualife nel intraprendere questa draft. Il Morgan in corsia superiore su questo set. Uh, aveva virtualmente compito facile contro un Rich qualora fosse andato full tank, ma la build AP ha dato non poco fastidio, non ha consentito a Morgan di imporsi, di bullizzare fuori dalla corsia laterale il Buon Rich che è rimasto aggrappato alla partita, capace di tantissimo danno, oltre che di esercitare tanti controlli come si conviene d'altronde a Gragas. Splendida partita del top laner dei Nonshim Splendida la partita naturalmente della Botlane Ci metto dentro ovviamente anche Kelly. Perché un carry non fa mai una gran performance Se non è affiancato da un grande support Probabilmente l'MVP spetterà comunque a Degdan Perché ha fatto veramente quel che voleva Draft di game 3? Mi aspetto che veda la rimozione di Jinx Può darsi, può darsi che ci sia la rimozione di Jinx O l'acquisizione darsi... di Jinx per Deft. Ecco, anche quella è un'altra scelta Forse troveremo a livello di priorità più in alto i Jinx. Perché non vederla anche come first pick? Potrebbe essere quella l'idea. E i nostri colleghi, eh, vabbè, eccolo. Eh, se non lo dai a lui, a chi lo davi? Dimmi a chi lo Danno davi? Sono sui gold 141,9. Che i 75 per una di Kerry è astronomico, vuol dire che. Tutto ciò che di buono è stato combinato da Degdan da, da In Nongshim tre volte su quattro vedeva Degdan protagonista. Quindi, davvero una, una partita di, di un League passato oramai sono spesso e volentieri giungle e una delle due sidelane eh, a fare cose, a fare action, a muovere un po' la mappa ed acquisire obiettivi. Ah, è stato proprio un one man show della di Kerry Deokdam che d'altronde aveva il setup migliore in assoluto con questa corpulenta front lane e un trash al suo fianco per mettere a segno tutto questo danno poi vabbè eh, come potete ben vedere Deokdam è stato coadjuvato molto bene eh, l'ha detto bene 7 punti su 9 2 alla top lane Rich. Top, sta, Rich. Rich ha giocato molto Ranghi. bene e è stato molto bravo a comprendere come giocare la situazione eh, mi viene da pensare anche a come Bay, zitto zitto, e il solo abbia fatto, abbia tenuto corda, si è riuscito a prendere le kill nelle game che sono servite per prendere pressione, soprattutto ad avere attenzioni, perché Johan non è quasi mai andato in corsia inferiore e quindi non ha mai dato la possibilità a Deft e Vista di ritrovarsi in una posizione di 3 contro 2 e setappare ancora di più un eh, campeggio nella bot lane per non permettere a Duckdam di arrivare a quel late game che poi abbiamo visto è stato fondamentale per i nostri Red Force per arrivare alla vittoria stessa. Un momento catartico questa champion select di game 3. Secondo me possono davvero osare gli Animalife. 1-1 palla al centro, possono i coach, gli analyst azzardare una fase di ban e di prima tornata di ban Molto aggressiva sulle top priorities dei non-shim Red Force. Penso a Ekarim, penso a Gragas, penso a Trash. Se proprio devo decidere eh, quale dei due, probabilmente Trash è la miglior soluzione. Renderebbe difficile il compito di Deogram su una Jinx. Non vedo l'ora di vedere cosa combineranno in questa draft. Veramente è. è e questa è la bellezza del BO5, il fatto che ci sia anche la possibilità di sondare il terreno, questo normalmente sarebbe match point per una o per l'altra squadra, invece la serie può andare ancora più lunga, è il primo è First to Three, eh, essendo una BO5, il primo ad arrivare a tre vittorie a eh, chi chiuderà la serie possono secondo me azzardare qualcosina in più. Seraphine Trash, quindi ok, vanno comunque incidentalmente ad indebolire anche la selezione di una Jinx per i Nongshim, Nongshim che aprono con l'onnipresente primo ban sul Lucian di Ciovi. ban a seguire... Che visto che gli live apriranno le danze col primo pick dovrebbe riguardare eh, probabilmente o un altro pick che a come può essere un Renekton, che anche è anche flessibile. Abbiamo visto anche la Senna. Sì. Questa finora è una fase di ban eh, già vista dai Non Shim Red Force. Spesso la concludono con hanno concluso in game 2 con Renekton. Questa es quest esatta terna di ban, eccolo qua, infatti. È normale, hanno visto come Morgan è forte con Renekton, hanno visto come Ciovi è forte con Renekton. Soprattutto Ciovi, sì. E qui vai su Rell, ci sta. Ma... Vi sta. Qui arriva un dubbio. NS. Vanno a piccare Tristana? Graga Sekarim. Oh. L'ha detto, eh? Walk Adamus. Siamo pronti. Sono pronto a vedere quello che succede. No! Invece What? vanno su Jinx. What?! E qui arriverò con un piccolo quesito. Con Rell? Ma con ti rel? Un'altra buona selezione per affiancare, la, la, diciamo il vice trash. Ecco il rimedio all'assenza di trash, spesso la Rell. Ci può essere un enchanter in corsia inferiore. Lulu potrebbe essere una scelta. No, Dai, buffa, no, Jinx. Mi rifiuto. Se succede, però, aspetta. Al Altri tank Leona? Possibile. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, Leona. Eh, sì, per carità, hai detto bene: è un playmaking tank che può fare da scudo umano per la Jinx, ma se Rel è particolarmente forte è perché può esercitare un controllo AOE Olé. da subito con la W. Silas, questo è un flex pick pericoloso, l'abbiamo visto anche nelle mani di Morgan, è un campione molto rispettato, l'abbiamo spesso visto bannato in seconda tornata, questa volta se lo aggiudicano prontamente Nyawa Life, io continuo a vedere con molto scetticismo la selezione di Jinx, soprattutto perché si è preferita la Jinx ad esempio al Gragas, che rimane aperto Grave che rimanga aperto, poteva essere quella la selezione per Morgan che è molto bravo su Gragas. Giocano un po' col fuoco. Secondo me, di Amalife rispondere a questa doppia coppia, a questa coppia già vista più che altro di eh, Jinx e Ekarim con la selezione di un Gragas sarebbe stato molto deleterio per il gioco dei Nongshim che vanno ad affiancare a eh, Jinx un Alistar, non da intendersi come proattivo, ma come king del peeling. Pensando anche a Tam Kench, sono sincero. Perché Tam Kench è un ottimo, diciamo, campione che va a salvare i campioni immobili. Carista è il ban per i Nonshi Redforce. Non vogliono trovarsi rel lanciata da una open. parte all'altra. Immagino che sia quello il prossimo ban dei Nonshi Force. Rel Tristana Force. è molto forte. Rel Tristana Ma è una in molto pericolosa. Molto proattiva. Nell'ultima giornata di LCK abbiamo visto anche Prince utilizzare molto bene Samira. Poteva essere sì, anche Samira... una scelta stanno un po' ricostruendo una Samira fatta a pezzi dalle scorse patch ed è tornata ad essere insomma considerata ok, ok, mi piace soprattutto il ban di Gragas. Gragas che era stato indispensabile per il gioco dei non fino a questo momento, uh, sicuramente indebolire eh, quella fantomatica foresta di controlli che possono esercitare i Nongshim a protezione della Jinx è una buona soluzione per la draft. Di life. c'è però la scelta di un Sion che probabilmente andrà nelle mani di Rich a rappresentare l'ennesima selezione di un tank con controlli in corsia superiore per i Nongshim Red Force. Deft, cosa vuoi piccare, bot? Fammi capire, per favore, my sense Tristana Rel. sa. Trist Può essere, eh, Corrella è un ottimo pick perché ricordiamo che. Fa il volo e arriva dietro la backline, potrebbe essere, ma. Noi avevamo detto, no? Prima. L'ho detto prima perché nell'intervista l'ha detto. Ok, Urgot. Ah, ok, eh, qui Morgan ha detto: Ragazzi, la top la vinco. Davvero. No way. C Cosa? Ok, ragazzi. Cos'era sta... quello ah, della sua ah, 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 però mi sono. Ah, no, ok. Ho visto i Relia e ho detto, però mi sono ricordato che si sì, può essere giocata anche mid, dato che mi certo, certo, certo. piace giocare questi, bru questi tank da mid, invece non vanno sui Relia, vanno su Orianna. Quindi la composizione più naturale, mettiamola così. Sì, ci poteva stare infatti il flex di Sion. D'altronde è stato piccato Urgot perché darà molto filo da torcere a Sion in corsia superiore. E hai detto bene: abbiamo visto spesso il Sion in corsia centrale. Poteva arrivare la risposta di una buona selezione in counter-counter pick per l'Urgot, ma decidono di stare sul piano di affiancare a uh, questo Ekarim 1 Orianna, abbiamo già parlato della sinergia molto valida tra questi due campioni, il fatto che possa Ekarim scortare il Boulder River system di Orianna all'interno della formazione nemica per poi avere una facile shockwave, abbiamo sicuramente tanti controlli ancora una volta, tanti punti vita, tanti controlli al servizio di Deukdam, una draft solidissima per i non Red force, per gli Anwar Life c'è ancora dell'estro, delle soluzioni difficili da prevedere perché sono pochi. I game che abbiamo visto su Silas. Abbiamo praticamente zero game su Urgot. Penso siamo attorno alla prima, se non massimo seconda selezione. Eh, o meglio, comparsa, del campione nella draft, eh, che sia Ban o che sia pick, a far intendere quanto questo campione sia raro a vedersi nel CK, Udir, Abitue, Kaisa Deft. Ha detto di non essere mai stato particolarmente entusiasta di questo campione, anche nel suo massimo periodo di forza. Non è più quello. Eh, non è più quel power spike, quel power pick che si presentava nel 90% delle draft LCK. Ma poco fa mi ero detto: molto curioso di vedere tornare Kaisa nelle mani di Deft. Perché dà quella profondità, da quella possibilità di giocare fondamentalmente un assassino ibrido tiratore per lottare da subito per gli obiettivi. Però scusami, eh? Io qui devo entrare in una, in una chiesa, perché devi sapere che qui c'è una chiesa molto importante. Benvenuta alla chiesa di Urgod, il nostro unico e vero salvatore della patria. Colui che può dominare le top lane, distruggere i tank e rendere il gioco molto più interessante. Voglio parlarti di come lui abbraccia, prende con le catene i nemici e li porta a sé per un tenero abbraccio che porta timore verso gli sventurati. Voglio ricordarti di come Silas, buono e mite, prende tutto per condividere con i suoi compagni. Cosa vuoi di più da Young Life? È una gran bella draft da teamfight, assolutamente hanno tanti elementi in più eh, rispetto alle comp schierate in game 1 e 2 per essere pericolosi in teamfight, Chovy può valersi di una carica delle isole d'ombra, può valersi di una ulti di rich. occhio Chovy però prende già tantissimo danno quando sono già arrivati i minion a scontrarsi in corsia centrale, eh, qua è già una grande, bravo Bey a tagliare fuori, negherà dell'esperienza a Chovy, è una situazione molto difficile eh, per Chovy che vede già eh, sottrattosi il beneficio di lastittare questi primi eh, minion in corsia centrale peccato, parte veramente male il game per Chovy che sappiamo essere però molto abile nel risollevarsi 12-6 lo score per Death, comunque sia che gli piacciono al campione, lo interpreta molto bene 66% di win rate eh, Chovy al primo pick, Ion, 4-1 su Udir Morgan al primo pick vista, lo sappiamo, è Tuttuno con REL, praticamente 3-3 Rich sul Sion, Peanut 2-2, Bay 3-5, me 3-0 in questo momento sulla pericolosissima jinx con cui ha raccolto il Player of the Game nello scorso game. kelin con, l'abbiamo detto, non una particolare affinità eh, con i support proattivi, naturalmente per esigenza uh, ha impararli salutami. e masterarli. Ho C'è il flash bellissimo qui, Ciovi, subito uh. a far visita a midre, Johan. E hanno detto, guarda che questo mi sta dando fastidio. Sì, ma io sto facendo i Vieni, vieni, che ci divertiamo. Occhio, occhio che torna, occhio che torna, Infatti, guardalo lì. Johan arriva, c'è anche Giovi. Al flash lui invece. Arriva il Berslappy. Dai, oh, Jovi. Oh, 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 oh. Ragazzi, Bay ha finito di giocare in Lo dico. <ride> Bay is no more. Parte con un'ottima... Doppia uccisione reiterata sul midlander dei nonchim, Noish, de la partita di Johan e Ciovi si mette un gran bene per loro. Quando dici che il tuo jungler deve farmare per ritornare a essere almeno utile e poi vedi quello che succede, dici: Va bene, perché non gancare a livello 2? Tanto sono Urgot, Ur no, non sono Urgot, ma dire vero, sono l'orso, eh, sono. Uh, Udir, quindi quello che devo fare è solamente riprendere un po'. Perdo 8 minion rispetto al mio jungler avversario. Però ho portato 2 kill e che kill! Clirà molto bene, occhio Morgan, uh, fa valere, meccia favorevole, procca le gambe, costringe Rich alla ritirata, questo deve fare Morgan dominare la corsa superiore, si è giudicato un pick off meta ma molto valido contro i tank, devo spendere due parole sul fatto che abbia selezionato il PTA piuttosto che il Conqueror contro comunque dei campioni molto robusti come Alistar Sion ed Ecarim, va per una build che gli consente di esprimere più danno più in fretta. Vediamo la prima delle due uccisioni su Bey con la presenza di Ion, ad attendere il flash oltre il muro di Bey, lo castiga con un bear slap, pochi istanti cosa. dopo Bey tippa in corsia centrale, Ion torna, flash, bear slap, ciovi colma le distanze, tanto il danno che può mettere a segno. Che brutta cosa che è. Io più ci penso è più veramente... Ingenuo Bey però, eh, ingenuo sì, sì, però Bey perché... Eh, è vero che ci sono, è vero che era un minutaggio che poteva vedere Johan. Più intenzionato ad aggiudicarsi gli scatto, ad aggiudicarsi un top side clear facile e comodo. Ma con un Udir che ha ancora il flash, dalla sua, che ha appena messo a segno una kill vedendoti flashare, vedendoti tippare. Il tuo primo pensiero deve essere di rimanere cauto. Anche se a livello di farm, Bay è sopra a Silas, ma lo sappiamo tutti: l'earling di Silas è mm -hmm. quello lì. Poi, dopo il late, ne riparliamo, ne potremo parlare sicuramente. Uh, a livello di ultimate che può rubare. E fa parentesi, è da 269 giorni che non vedevamo Urgot giocato, Beh. diciamo che un po' di anzianità ce l'ha in panchina, quello che volevo uh, dire è orto. il fatto che Silas può rubare la ulti di Rich, la ulti di Peanut, la ulti di Kelly. Kelly, soprattutto, diventa una cosa pazzesca. Ora. Però parlavo di Kaelin e prima parlavo di Rich. Ecco, Rich deve sperare che il livello 6 di Urgot non arrivi con un gank di Johan perché se no possono essere brutti problemi proprio per il top laner sì. di Noshi Red Force. Eh, deve conservare una posizione cauta, comunque difficilmente può fare già la partita in corsia contro un Sion che adotterà un posizionamento safe, è comunque un colosso di punti vita difficile da battere in uno di uno. Lo testimonia l'intento di prendersela comoda di Morgan, il fatto che abbia acquisito un mietitore, quindi vuole farmare uno contro zero, quasi ignorando la presenza di Rich lassù. Quello sì, perché poi quando finisci quel mietitore sei tranquillo, sicuro e felice comunque di tutto. Uh, campo preso da Johan questa è una cosa positiva per lui ritorna più o meno alla pari con il suo diretto avversario dopo aver dato quella kill e quell'assist a Ciovi. e dicevo il fatto che poi arriverai a prendere più gold per Morgan dà la possibilità proprio al top laner degli Hawa Life di avere un netto nettissimo vantaggio rispetto al suo diretto avversario, il diretto avversario che ha preso il ha preso subito un rubino per ricevere HP mm -hmm. in più perché vuoi provare a resistere all'avanzata proprio di Morgan. Occhio, molto basso Rich. No, oh, l'ultimo vuoto, presa. disastro. Disastro davvero, e poi Morgan morirà in mm, questo vasticcio. caso. Errore, madonna le. Sì, sì, avrebbe messo in FIAR anche Pinat. Ricordiamo, sotto una certa soglia di punti vita, l'ulti di Urgot attira a sé l'avversario e lo executa, vuol dire che va a fare milioni di danni proprio compare un numerastro 9999 a significare che il campione è morto, non importa quante resistenze abbia, un execute l'avversario sparisce dalla mappa e eh, se ciò avviene fa una OE di FIAR attorno a sé proprio come una carica delle isole d'ombra ebbene attivando questo FIAR avrebbe ucciso Sirich e messo in FIAR Peanut per poi avere una facile ritirata, purtroppo a vuoto l'ulti di Morgan significa che cadrà vittima del gank di Peanut stesso Peccato, peccato, peccato davvero. Poteva partire molto bene quella eh, retorsione di Morgan. Eh, qui Defter si trova in difficoltà. Cade e cadrà anche vista. Non può fare veramente niente. Lascerà la kill a Outam. Doppia uccisione per. Anzi, una kill per Luna, una kill per Kellen. Mi sembra doppia uccisione, chiedo scusa. Mm. E. Ok. L'inizio è stato buono, ma il continuo non è veramente dei migliori. Ok, ha preso la ultimate. Ho visto quel, quel catino, ho detto. Come mai si sono spostati in questo modo? Ha preso solo l'arte. Meta Bay. Sì. Eh, è un vero peccato che abbiano sprecato quell'enorme lead in corsia centrale eh, condivisa con la giungla, quindi su Ione e Ciovi. Eh, è chiaro che si sia, ci sia un intento di dire ai compagni: ok, c'è vantaggio in mid, stiamo pure calmi, ma come non provare un'uccisione in quella situazione se sei Morgan, come non provare a tenere priorità alta e a far valere i danni di Kai'Sa in corsia inferiore comprensibile l'intenzione dei giocatori dei Nyawa Life purtroppo però raccolgono delle disfatte a destra e manca infatti qui guarda <ride> Deft come viene preso grazie all'aggressione da parte di Alistair, nemmeno ha dovuto utilizzare il flash, poi il, le nacchere chiedo scusa stavo per dire un nome sbagliato le nacchere trovano il continuo eh, CC, il continuo crowd control e quindi kill presa proprio dai giocatori dei non Red Force che però perdono sia Drago che Herald quindi Johan alla fine il suo sporco lavoro lo sta facendo lo sta facendo bene Sì, eh, eh, al solito in Nova Life in realtà eh, se si trovano anche sotto agli avversari in termini di uccisioni spesso hanno più placche, hanno la stittato meglio ecco, ecco che Morgan si cara di Reach con ogni probabilità, col contributo di Chovy Ultimate però è il flash di Rich. ultimate ulti, bravo, 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 Rich, mi è piaciuto. Flash e ultimate, perdono. ultimate sì. e ulti, sbarione, perdono. Visto. Però ha usato tutto per scappare. Ora è in offensivo per un po'. Peanut, insieme a Kelly. Sono nel brush vicino alla torre in corsia inferiore. C'è con loro anche Johan e eh, Deft. Lì pronti per poter attaccare o comunque bloccare l'idea di aggressione. Questo. Permette proprio agli AWOLIFE di poter stare più tranquilli sotto torre. Sotto torre che vede comunque perdere qualche, qualche placca, cosa che invece dall'altra parte non avviene. Sì, torri sono sane per i Nongshim Red Force. Vedo due placche assenti in bot, una in top. Bottini importanti, Johan. Sta forzando tantissimo con l'Herald. D'altronde possono scacciare Devdame e Kelly da questa botlane. Col contributo di pinat forse ne usciranno vincitori. In Ongshim sono 4 contro 3. Prendono i gold, è quello cioè, che serve... C'è TP per uh, Rich. TP viene... per Rich? Ah, disponibile per Rich. Ok, ok. Sì, sì, TP sì. disponibile per Rich, però non lo utilizzano. L'Herald serviva per prendere qualche gold, soprattutto per permettere a Deft di poter recuperare un po' lo svantaggio che ha a livello di farm sì, uh, sì. visto che sono in corsia inferiore a tenersi sotto torre c'è l'aggressione da parte di Kellen arriva l'aggressione e torterà molto e la kill proprio su Deft da parte di Peanut riescono a scappare in qualche modo Kellen bravissimo a mantenere la pressione sotto torre, il flash bello da parte di vista, arriva Johan, potrebbero aggredire da... invece decidono di no Derekdam era vicinissimo a vedersi sbalzato alle spalle, di vista che era salito in sella con la ferromanzia, avrebbe potuto, forse vista azzardare qualcosa. Non è Johan un campione dai pochi danni. Su questo Udir poteva, potevano, secondo me, provarci davvero, potevano davvero assistere una facile uccisione su Johan. Giorgio, che allora, veramente gli istanti sì. finali però della, della, w, della W di vista. Forse era già eh, svanita per lui la possibilità di sbalzarsi alle spalle come un vecchio voliber, il povero Deogdam. Ora, rivediamo l'ingaggio sotto torre. Kellen con Alistar fa questo ed altro. Poppa la ulti, si rende intoccabile. Sente a malapena del solletico nel tancare la torre per Deogdam e Peanut, che raccolgono prima l'uccisione su Deft, poi appunto, vista tornerà in sella, arriva Johan, voglio proprio contare gli istanti, eh. forse 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 era troppo distante Johan in effetti, quindi anche, con, anche proiettandosi alle spalle di Agdam Johan non avrebbe avuto il tempo di arrivare, berslapparlo e metterlo a nanna in respawn time. Situazione in top lane che vede Morgan avanti di un livello, questo ed altro vogliamo vedere dato il matchup molto favorevole al top laner degli Anwa Life. Situazione inventari indispensabile per tracciare un po' un bilancio di questo early game abbiamo visto acquisire un mietitore che quindi presto o tardi significherà un vantaggio di gold importante non credo l'abbia ancora portato a compimento mancano 16 cs perché ciò avvenga sta velocemente arrivando la sua titanica Hydra e ora Morgan deve stare però attento perché dall'altra parte c'è una corazza spinata e c'è Peanut pronto ad afferrare l'avversario, il flash da parte di Morgan verrà preso ora dalla Bravo carica Rich. delle isole d'ombra Rich, bravissimo a piazzare tutti i suoi crowd control. E ora Pinat è molto felice di aiutare il suo top laner. Trovando lo 0-2 su Morgan, non fa piacere sul, no, sul top no. laner che dovrebbe eh, essere avanti rispetto al tuo diretto avversario. però di nuovo, Yor fa il suo sporco lavoro. Prende anche un'altra volta il drag e dice, ragazzi. Noi possiamo iniziare a fare tutto il male di questo mondo. Rich non ha più niente dalla sua, perché non ha ancora nemmeno il flash. Ciovi va a prendere e mettere tutti i danni di questo mondo. Arriva anche Johan. Signori. Rich viene abbattuto da Ciovi. Un'altra uccisione per il mid laner. Degli un life. ha uh, Scelto bene i tempi di questa incursione in top, riesce anche a. Prendersi la prossima ondata. Purtroppo non farà in tempo ad acquisire placche per una torre di Rich che non era ancora stata, nemmeno scalfita da Morgan. Scalfita, sì, ma ancora presentava tutte e cinque le placche. Bottino delle placche, che per una volta vede in vantaggio in Nongshim Nonostante questo, lo splendido macro game degli Hua Life li vede dietro di sole 700 unità di gold, avendo anche acquisito loro due draghi. Vediamo i replay di come è morto Morgan, ma soprattutto spero che si veda i replay di come è morto Rich. Sì, Morgan oramai cede del terreno purtroppo eh, questa è l'azione in cui avviene l'incursione di Peanut per lo 0-2 di Morgan perfettamente caricata la Q, un istante dopo sarebbe uscito dal range Morgan un istante prima non avrebbe fatto knock up Ciovi ah, avete visto, raccoglierà l'uccisione azione in bot Vista con l'ultimate a provare a allentare avversari Ciovi viene preso ultimate per, per da Kelly per rimanere Ulti in di Alistar, ancora così tanto a lungo Johan prova ad aiutare il suo compagno, knock up su Johan, Peanut potrebbe entrare con l'altimate, teletransporto utilizzato Rich. per Rich oppure Bay, ed è Rich che continua a correre, mettono fuori posizione il giocatore di Young Wall e in questo momento vediamo come i nostri Red Force trovano anche la torre in corsia inferiore sì, prima torre, Morgan verosimilmente si godrà una trentina di secondi 1 contro 0, potrà forse addirittura pareggiare i conti sappiamo che Urgot squaglia le torri come un gelato in pieno agosto nel deserto del Sahara eh, però, no, però no, perché c'è Bey prontamente ehm, in soccorso della propria torre con tanto di teleport, quindi non si attende l'arrivo di Ricci in corsia superiore Morgan ricacciato in base Ciovi ruba la ultimate a Peanut, Gelo perenne. Bel gelo. Quasi andava a stordire. Per un pixel. Solo lo slow. Il fatto è che Chovi è grosso. Vediamoci poco in giro. Chovi è veramente grosso. E il fatto che possa fightare uno contro uno anche contro lo stesso Rich Che dovrebbe essere tancoso. Permette a Ciovi di poter giocare 1v1, 1v2, potendo rischiare anche di fare l'outplay. Ma ecco come è morto vista. Sì, eh. Pulverize di Kelly lo rende facile bersaglio della Evi Peanut. Peanut. Gioca praticamente 1 contro 0. Il bersaglio era già inerme. Lo avvicina a Bey e Eogdan per l'uccisione. Non arrivano ad abbattere Chovy solo perché Ciovi è molto reattivo nell'acquisire e utilizzare la ulti di Alistar, rendendosi molto tancoso. Poi nulla di fatto anche col dispiego del TP di Rich. Occhio all'inserimento Chovy, ulti di Ekarim che forza la ulti di Ekarim stesso. È Un 3 a 6 Inception che vede 2000 unità di gold indietro gli a life. Però di nuovo, ci tengo a precisarlo. Due draghi a zero, un minuto e 15 per il terzo drago. Sarà per la seconda volta su tre partite drago infernale a rappresentare il drago che conferirà a un team o all'altro l'anima. Soprattutto la cosa più importante da far notare è che c'è l'era di nuovo in mano a Johan, quindi una delle tre torri dovrebbe cadere senza risposta da parte proprio dei eh, non sci right Dead Force, dato che loro hanno preso due torri. Manca solamente quella in corsia inferiore. E corsia centrale chiede scusa come T1. E la, comunque la T1 è in buona salute, non piena ma buona salute sicuramente. Quindi vedremo cosa troveranno gli e Soprattutto dove vorranno utilizzare questo secondo Herald da loro preso in mano. Morgan va a shreddare la torre, torre che verrà quindi presa dal top laner degli Anwalife: due torri a uno due torri a uno, finalmente anche Live ne acquisiscono una, vanno a uh, prendere parte di quel gold ancora da estrarsi dalla mappa, come mi piace dire a me, quando il computo delle torri per un team è zero 1 a 2, 2 draghi a 0. 8 secondi, arriva il drago infernale, sono ben posizionati anche a livello di visione con quel lume sulla fronda, la vedi, uh, sulla destra del nostro schermo che ha scautato la posizione di tutti e cinque i membri dei Nongshim, sono carte scoperte Entrambi i team vogliono andare per il soul point. Pinat è pronto. Rich è aiutarlo. Vista con l'ingaggio, ottimo. Bella anche la trailer. Spingi. Ultimate di Pinat entra con l'istinto amicida. In questo caso, i Deft Prima kill presa da parte dei Ciovi. Però dall'altra parte c'è il reset. C'è tutto in mano ai giocatori. Dei Noshi Redford. Ciovi non può Aia. fare niente. Sotto i danni anche solo di Pinat. Vengono ah, a prendersi e conquistano. Anche questo drago, ottima l'azione e Herald che non servirà a niente. Partito male il fight, finito anche peggio, lo vedremo dal replay. L'ingaggio di uh, Kelly ha tagliato un po' tutto il potenziale, il follow up di Pinat impeccabile nel mettere il Fier su più membri della formazione di Yamaha Life possibile. Il focus del drago non ha fatto molto, vista, ha trovato un ottimo ingaggio un WR su 3 seguito da un attirare e su 3 purtroppo però Deokdam Deok e Deugdam Deok e Deft su questa Kai'Sa ancora non tiene il ritmo del danno che può esprimere Jinx Jinx che in realtà cadrà con pochi danni espressi sì ma si attirerà sui sé il focus che darà tempo a un improbabile DPS di peanut che arriva però a quota 3000 seguito da base sui 2002 quindi tantissimo danno messo a segno dalla connubio eh, giungla mid per Nongshim Red Force basta e avanza per prodursi in un Ace. Salvo un sopravvissuto per Yamaha Life e l'acquisizione del terzo drago. In, uh... Primo per loro, terzo in Beh, assoluto, sì, assoluto della partita. Terzo naturalmente. In assoluto, sì, sì. Penso, Dai, Walker, lo leggo. Mi, lo so che io sono un po' cieco, però riesco a leggere le grafiche. Vuoli, non ti preoccupare per me. No, no, lo dico chiaia. per. Eh... Lo dico per precisazione, non voglio risultare disattento, sono tutto un fuoco, ho i nervi a fior di pelle, ho una pelle d'oca alta 2 cm per questa serie. Sono un po' Choi fanboy, sono un po' Owlife fanboy, sono ben contento di vedere i non Shim dare battaglia però. Eh, sono soprattutto fan delle serie equilibrate che ci tengono col fiato sospeso. Torre ripresa di nuovo da parte di Yanwallife riescono a chiudere così gli avversari. Altrimenti da parte di uh. Choi subito aggressivo. Quanti danni ci Un fatto? Distetto, Ciovi rimane in vita ancora così. Deft riesce a scappare. Ora però Ciovi probabilmente potrebbe morire. E muore sotto tutte le ultimate utilizzate dai nostri Red Force. Morgan prova a bloccare l'avanzata da parte di Rich e Bey. I Deft danni no. messi su Peanut. Deft morirà probabilmente in questo momento. Johan scappa. Come riesce un buon orsetto di nome Udir. Proveranno a prendersi ora in questo caso Pinet potrebbe essere questo Rich, riesce a tancare tutto il possibile in questo caso, trova l'uccisione e Rich è di già grandissimo, grossissimo sì, enorme, ed enorme. è diventato un qualcosa di intancabile. No, è incontenibile già Rich, veramente Sion ha già dimostrato eh, tutto il suo valore in LCK, un po' è stato eh, scoperto e popolarizzato. Un campione dai danni base elevatissimi e che può tramutarsi in una banca di DPS non indifferente quando su quella mole enorme di HP c'è una Bramble Vest o una corazza di rovi. Eh, sono, sono davvero preoccupato per questa serie. Ora, le draft degli Hawaii Life non sono delle più serie, se vogliamo dirla così, non stanno acquisendo quei Power pick del meta corrente che Invece stanno giudicandosi sempre sistematicamente in Shin Red Force. Non vorrei che avessero sperimentato un po' troppo, sottovalutando i Non-Shin che stanno giocando un grande League of Legends all'insegna del proteggere Devdam, all'insegna del abilitare Jinx al mettere tutto questo spaventoso DPS. Rich, una delle sue migliori serie proprio quando più importa, proprio quando ci si gioca al passaggio alle semifinali di questi playoff Spring 2021 di LCK? Ti dirò. Io ho visto il um, podcast che hanno fatto il Pog State sì. e avevano fatto anche il discorso, il, le loro prediction, le no? loro supposizioni, i loro pronostici. Ho trovato la parola giusta in italiano. E tutti e quattro i caster hanno votato che avanzavano gli How Life assolutamente che condivisibile. Che venivano piccati dai Dawn Won Kia in 3 su 4, ora. È condivisibile, ma mi sembra che questi life tranne il game 1, sono sembrati un po' persi fra di loro. Mi sta subito aggressivo, c'è cioè Johan con sé, Chovy sta per entrare, prendono okay, quindi questo potrebbe essere un ottimo fight proprio per loro. Deft continua a mettere il DPS su Kaelin, che è il support Morgan, con l'ultimate ne prende un altro, prendono anche la vita di Rich, Doppio uccisione Baron, per Morgan e ora si può andare verso il barone Nashor. Devo farla io per dare la vittoria a HLE, eh? sì è una lotta tra la broadcast crew di LCK Global i nostri colleghi anglofoni e, ed Etrurian praticamente una lotta per chi ha il gufaggio più potente io come al solito mi tengo ben distante da questi scontri voglio rappresentare un gioioso amuleto portafortuna per i team che vado a commentare questa è una bella sequenza che si apre per Young Alive che ora hanno la possibilità di recollare in 17 secondi rimpolpare i propri arsenali andare a lottare per questo terzo drago che sappiamo essere infernale bello l'ingaggio di vista apre a un ottimo focus sui danni su, a, su, ai danni del povero Deogdam che ne fa le spese, cade molto in fretta sotto i colpi di Deft Morgan. In ulti avete visto come vada a cancellare dalla mappa il bersaglio colpito da questo skill shot, ora si lotta per il terzo drago. Eh, per Niawa Life per il secondo dei Nongshim Redforce. Quarto drago spawnato su questa mappa rappresenterà Drago dell'Anima Infernale. Vedo già un bel flank da parte di Chovi che va ai fianchi della formazione dei Nongshim Redforce. Potrebbe entrare in questo caso, entra in questo momento insieme a lui. C'è anche vista che vanno su Bey. Demostrate da Devta. Pinot prova Sono a prendere la vita di Johan. Ora però dall'altra parte Deft prova a aiutare il suo compagno. Prendono la vita di Bey. Prendono la vita anche di Devta, anche quella di Rich. Eh, Sembra quasi chovi. che di nuovo, grazie a Ciovi, grazie all'avanzata di vista, Rich sia diventato burro e che i Ciovi e i compagni siano i coltelli Miracle Blade quella serie perfetta, tanta battuta da noi giovani assolutamente da incorniciare. Lo zoning messo in atto su Rich non ha potuto fare ciò per cui è stato piccato: rappresentare. Un Gandalf armato di bastone che al grido di tu non puoi passare, deve fare buona guardia a Deogdam. Guarda come il flank di Morgan, Deft e Chovi in collapse. Anche Ion, tutti e quattro su eh, Rich. Addirittura con il flip alle spalle di Morgan lo tagliano completamente fuori e danno tempo a Ciovi di lanciarsi nella mischia forte di Ulti di Alistar. E oh, oh. che timing! Quel oh. gap closer sulla Shock, un altro fight però. Un altro fight poteva esserci la possibilità, l'altime da parte di vista, per fermare i nemici, Bay veramente con pochissimi HP. E qui siamo arrivati al punto in cui Ciovi può fare Ciovi con un campione che scala così bene. Sì, sì, è un campione veramente formidabile, scala tra l'altro a livelli. Inauditi quando può munirsi di una ulti come quella di Alistar diventa il tank col danno più alto del gioco praticamente o si può vedere diversamente il bruiser AP più durevole in assoluto capace di tantissimo self sustain capace di eh, mitigare tantissimi danni tutte le volte che acquisisce l'ulti di Alistar è importantissimo per il fight degli Awa deve essere quella frontline mobile che va a dispensare controlli va a dispensare anche danni visto che è 625 con 250 cs è forte già di cosmic track un Mejai con 9 stacks eh, sicuramente è sicuramente ciò. Vi dover condurre la carica. Morgan sta finalmente facendo il suo. Vista uh, ciao, Johan. Come stai? Bene, posso ingaggiare. Johan, Certo Vista, prego, faccia pure. Entra e prende tutto. Eh, Due terzi vita di Peanut. Poco dicevano. Volevo farti notare un'altra cosa. Al 25 minuto, gli Life sono in vantaggio di Gold e abbiamo visto in Game 1 quella grafica. 23 vittorie su 23 volte che erano in vantaggio al 25 esimo minuto, Ian Life. Penso che vogliano continuare di questo passo. Sì, stavolta stanno lentamente game dopo game acquisendo delle comp sempre più idonee allo scaling. Questa volta con Silas Morgan e un Deft finalmente su un campione un po' più idoneo al late game con Kai'Sa rispetto ai due precedenti in cui giocava Kalista. Ora eh, Devo un po' dirmi sorpreso del modo in cui stanno conducendo i fight. In Ongshim hanno un 804. 18 Deve... secondi? Ciovi Come... può utilizzare la sua ultimate ogni 18 secondi? Yes, sir. È Pazzesco. No, perché? Intanto, mi omicida, Ciovi contro 2 Riuscirai è stato preso dall'Ignite. Arriva anche a vista, Peanut. Che errore! Non dovevi farlo! E infatti ora deve scappare in qualche modo Kellen. Arriva anche lui. Chovy continua a mettere tutto il suo DPS. Beh, a dare man forte al suo compagno support. Provano a prendersi la ultimate proprio di Kellen. E questo vuol dire che Chovy come prima, diventa un Happy Bruiser non durevole, instancabile tutte le volte che riesce ed è praticamente impossibile impedire a Silas o Silas che dire si voglia di acquisire un ulti eh, di suo gradimento, vorrebbe dire dover nascondere un campione eh, per troppo tempo e in particolare Kelly deve essere uno di quelli che aprono le danze, che ingaggiano quindi è difficile non consentire a ciò di raccogliere l'ulti di Kelly, l'ulti di Alistar Ma sono un po' preoccupato in realtà per Deft io sento che Peanut Sta un pochino sottovalutando Il proprio Power Spike eh. Avrebbe sicuramente l'opportunità vero che non gioca con la mappa scoperta Non gioca col dono dell'oniscenza come noi casters Però eh, potrebbe sicuramente Azzardare un pochino di più Abbiamo visto come Covi in primis Azzardando stia raccogliendo Molte giocate di successo Peanut sta forse Peccando di un eccesso Di timore reverenziale È 8-0-4 È al... Picco assoluto eh, del potenziale del proprio campione. Deve affondare il colpo con più decisione. Pinat prova a distruggere un lume di controllo che viene difeso con le unghie e con i denti da Johan e vista Vei sta arrivando nella zona della giungla. Il drago è up a 30 secondi e questo sarà importante per i giocatori degli Yamwo Life perché sarebbe anima per loro e sappiamo che l'anima infernale è sicuramente una delle più amate, più bramate da parte dei vari team. Assolutamente, è un, uh, un boost al danno non indifferente. Ritenuto uno dei migliori draghi dei quali acquisire l'anima. Rich è già molto, quanti danni mette Sai? Molto oh mio basso, Rich. Sì, sì, è basso qui, Rich, è troppo basso. Rich e qui la ultimate non può essere preso dalla tavola so via fino dentro subito buona questa ultimate continuano a prendere la vita di Johan Deft trova la prima uccisione possono continuare c'è Ciovi che è veramente pieno di vita per la backline istinto micida doppia uccisione continuano ancora tripla uccisione per i giocatori di Yahoo. Life fanno fuori Ace. tutti quanti senti giù per terra Ace per Yahoo. Life Chovi 1v9 machine si carica il tiro in spalla e non... Accusa al peso extra e comunque vola come una farfalla, punge come un'ape. Fa quello che vuole all'interno del teamfight forte della ulti di Alistar. Lo vediamo sorridere in sovraimpressione. Lo sguardo più serio del solito Deft, al quale non si strappa mai un momento di relax e di distensione. 2 1 a life. Che capolavoro di Ciovi! Silas verrà permavannato in prima rotazione, e chi banni ora? chi puoi non il bannare ora? è il discorso, si sì, fa facile si sì, fa facile a dire eh, ma banni i top pick del meta e poi ci sono i pick tascabili ci sono i pick imprevisti, quelli congeniali ai giocatori che hai di fronte e se banni quelli congeniali lascia aperti i power pick e insomma là si fa fin troppo facile alle volte a determinare come debba andare una fase di draft, quel che è certo è che è un incubo dover draftare contro gli Hangwa Life. Hanno troppe pick sul player sbagliato, sul player migliore della divisione coreana, pari merito con Showmaker e Pioshik. Questo Chovi che dalla corsia centrale padroneggia ora 20 pick differenti, tutte come fossero delle minacce da bannare in prima tornata. A Wife, quindi, che si porta al match point in questo momento con troppi pick da bannare. Non c'è niente da fare, niente da dire se non complimenti a Ciovi. Come hai detto bene, anche tu: ventesimo campione differente rispetto a quelli che abbiamo visto anche durante la regular season. Ha una Champion Pool oceanica. E se li gioca tutti così bene, beh, salute. Mi piace, definiremo ora in poi non una champion pool, ma un champion ocean nel caso di eh, Covi che eh, ha veramente da attingere da troppe direzioni differenti. AP Bruiser, AD Bruiser, full tank con il Sion, l'abbiamo visto. Lo vediamo naturalmente sui maghi da P, che siano un po' più mobili e flashy, che siano un po' più immobili e eh, consistenti nel teamfight. Non c'è una chiara direzione per confinare ciò, vi stanno continuamente bannando di Lucian, che è sicuramente un suo top pick particolarmente difficile da contenere. E cosa fa lui alla prima selezione di Silas? Probabilmente raccoglie un titolo di player of the game, perché la sua performance non merita altro: non merita altro che il riconoscimento che è stato lui a vincere questo game per il suo team 285 sono le migliaia di danni effettuati nell'arco della partita. Sarei curioso di andare ad analizzare anche il self mitigated damage, la statistica che di solito compete ai tank, perché ha fatto tutto e di più questo Chovy. Ha fatto front, ha fatto DPS, ha giocato come fosse una solo duo nella ladder Challenger coreana. Ha fatto tutto lui. Dall'altra parte i nostri Red Force che non riescono a fermare Chovy, soprattutto dopo un early game che sembrava di nuovo in mano ai giocatori in red side, mi sento di dire che Deokdam questa volta non è stato tenuto in salvo. Anche perché, come abbiamo detto, Silas può entrare nella backline: esatto. scatto, blocco, poi arriva con te. Vista quindi hai altri cc della tua. E i danni di Silas, soprattutto nell'ultimo team fight Quello che ha portato subito ad utilizzare la stas da parte di Deokdam, Deokdam e ha detto: Oddio, oh c'è un avversario Devo scappare, devo morire! Sì, era una draft molto buona per lavorare su quella che fino adesso è stata la draft l'unica draft messa in campo dai non Redforce. Red Force avevano molta più mobilità con la quale raggiungere la backline andare a stanare Deogdam dalla zona di comfort avevano un Morgan capace di sciogliere i tank che si provavano a parare tra Morgan e la backline stessa quindi questa draft particolarmente utile ad andare a rompere gli equilibri secondo me non hanno voluto dare eh, chiari segnali di voler smontare questa draft ai non perché la ripiccassero perché avevano questa draft pronta in serbo per loro con due first pick trattasi del Silas in mid per Ciovi e del uh, Urgot per Morgan in top e hanno funzionato divinamente shout out agli analisti e alla coaching crew degli Anwar Life Esports molto bravi soprattutto gli Anwalife a tenere le posizioni e a rimanere saldi sui draghi soprattutto questo è stato molto fondamentale guarda però ogni volta anche Young War come sono stati intelligenti a dire il problema qual è? Deokdam chi deve morire? Deokdam ma gli altri dopo prima Deokdam ed è sempre stato il primo pick da parte degli. Young wildlife. sì un po' eh, Silas raggiunge Lavora un po' nello stile di un Aatrox, ecco per tracciare un parallelo per voi che avete visto probabilmente più partite di Aatrox che di Silas. Silas lavora particolarmente bene una volta che viene abbattuta una bocca da fuoco pericolosa, quando ha contro dei sacchi da box colossali, ma che non possono esprimere un danno burst, può veramente fare quello che vuole. Ogni piccola istanza di DPS che subisce la va subito a correggere con il self sustain quindi in quelle situazioni è veramente fortissimo così come Aatrox d'altronde no? una volta eliminata la componente del burst damage Aatrox può ricevere danno nel tempo perché tanto va a ritirare self sustain allo stesso modo Chovy si tuffa dentro il burst lo attutisce con la ulti di Alistar sottrata a Kellen e poi una volta neutralizzati dalla composizione che può tuffarsi eh, su Bey e Dekdam appunto Bey e può giocare 1 contro 9 e non importa cosa di fronte una volta che non ci sono il Burst AP di Orianna e il danno sostenuto a D elevatissimo di Qui quando capisce che deve arrivare, entra prende il suo Deft comunque bentornato Deft su un campione di questa tipologia, un po' più mobile che può andare a giocare con un po' più di estro, di iniziativa individuale è un altro giocatore Possiamo dire anche che essendo un campione che può lavorare meglio anche in late e avendo con sé una composizione che chiama il dive l'istinto omicida diventa veramente omicida in tutti i sensi e non è solamente un'idea di... e lo devo utilizzare in maniera difensiva. Quindi è giusto la pick che noi abbiamo un pochino visto con gli occhi strani che abbiamo detto c'è Tristana vai su Kaisa che è un pick che a Deft non piace però con questa composizione... È stato fenomenale. Sarà match point quindi per Yahoo Life. Arriveremo al quinto game. Lo scopriremo dopo la pausa. A ah, tra poco.